Quindi noi effettivamente le barre non sono mai effettivamente andate nei primi posti alti della classifica. Questa è una cosa che deve illuminarci molto e far capire come riuscire a giocare le prossime Ora mosse. cruscio il mio jack, la mia tipa con me. Segui flus, segui cash, non è fatica per me. Non è niente, vedete digni sopra tutti. Farvi fuori sarà easy come un Tuesday. Tuesday, Tuesday. Giovane Fedini per L Magazine. Bella, Rido, Figata, piacere. ottimo. Siamo qui per parlare del tuo album nuovo, un po' del tuo lavoro. Blue Yes. Tuesday, sotto che egida nasce il disco, il lavoro? Allora, il Blue Tuesday praticamente è la somma di un certo tipo di lavoro che porto avanti da un anno. Uscito dalla major, vedendo molti della mia età che sono rimasti falciati purtroppo dalla valanga di contratti che vennero fatti nel 2016-17, così io non mi volevo assolutamente dare per vinto e anzi ho trovato la maniera forse per trovare la mia indipendenza. Da lì ho iniziato a realizzare tantissimi brani, circa un centinaio, e da lì ho iniziato a dividerli in gruppi da 10. Paradossalmente, a parte il brano con Vacca, che purtroppo non l'ho neanche potuto includere, e il brano con Loge, questi erano i sette brani finali della mia scarrellata di 100. All'inizio poteva sembrare un album di scarti, in realtà la diversità fra le varie tracce è quella che proprio ha reso il progetto diverso e unico rispetto agli altri miei progetti. Blue Tuesday, perché ovviamente richiama il Blue Monday, io ho preso come mio movimento Tuesday, perché nasce da una mia serie di freestyle Tuesday Flow. Da lì ho deciso di prendere il concetto del martedì come un giorno a caso della settimana e però riuscire a rendere quel giorno un giorno speciale, perché se tu riesci a prendere la giornata peggiore e renderla il tuo giorno, hai già vinto. E quindi così è nato Blue Tuesday. Produttore unico per tutti i lavori, Rick Sì. DeLarge. Come vi siete conosciuti? Come avete cominciato a far cose? Allora, ci siamo conosciuti nel 2014. Rick viene da Abano Terme, che si trova, diciamo, a sud di Padova. Andai a casa una sera con amici da un amico in comune e lo incontrai là che stava producendo. All'epoca lui stava facendo quella specie di trap mezza dubstep ed era sto ragazzo che stava sempre con le cuffie, sempre in disparte, sempre a fare beat, anche quando tutti quanti eravamo qua a parlare tranquillamente lì in disparte a fare beat. Dopo qualche anno diventò uno degli studi più importanti di Padova perché era quello che proprio riusciva a registrare più persone con più qualità e il sound era veramente diverso da quello che usciva dalla nostra città abitualmente. Da lì ci siamo ritrovati a Milano e abbiamo lavorato insieme per il progetto Dogozilla, solo che rimanemmo un po' delusi perché la fretta della major non ci fece lavorare bene, però questo avvenimento ci fece capire tutto quello che non vogliamo e il modo in cui non vogliamo lavorare. Da lì io, lui e i ragazzi della Plaza, che è il collettivo con cui lavoriamo, abbiamo portato avanti il mio progetto, quindi tutti i vari dischi, nella maniera più serena possibile. A Rick devo veramente tantissimo ed è un fratello per la vita. E poi ha saputo creare un immaginario sonoro, un'idea dietro l'album che non è mai ripetitiva. La Esatto. figata è quella, che sono tanti mondi dentro un unico disco. Esatto, bro. Lui viene dall'elettronica come ti raccontavo prima e sono sicuro che nel giro di qualche anno diventerà il suo percorso principale. Però in questi progetti con me è riuscito a mettere completamente da parte il suo ego e riuscire a sposare Mobb Deep, così come riuscire a sposare cose più R&B come Blast, l'A$AP Rocky di Avocado, tutte le correnti, perché come me capisce che dietro alla musica c'è la cultura, dietro alla musica c'è la geografia, c'è il cibo e quindi ci facciamo trasportare dalla corrente, dal suono che vogliamo riuscire ad abbracciare e riuscire a farlo nostro. Sì, sembra quasi un paladino della bass culture. Che Sì. sia reggae, dubstep, hip hop old school, hip hop new school, trap, c'è sempre quella fenomenologia del basso che è presentissima e che nel Esatto. disco poi suona tanto. Infatti anche nel periodo trap, come ti raccontavo, lui era uno dei producer più influenti che ha lavorato con Rizzus, Young Gucci, Gallagher anche, quindi un mondo molto diverso dal mio, però dove comunque il basso trap è importante e secondo me tutta questa esperienza di generi gli è servita perché un giorno possa avere proprio un impero completo di sound, perché lui nella stessa maniera in cui cura il rap, come ti dicevo, cura la drum and bass, cura la lo-fi,
vari generi e sempre con lo stesso tipo di cura. Pochi ospiti però in Blue Tuesday, cioè te lo sei scritto tanto da solo. Esatto, questo assolutamente sì, ho messo soltanto le persone che volevo mettere. Io sono, essendo stato 4 anni in etichetta e dovendomi sentire sempre no per i featuring, appena sono uscito ero diventato una valanga. Anche perché una cosa che si unisce nella mia passione per il rap era il fantacalcio, e io sono un matto per fare le formazioni. Io vedo la tracklist di un tape o di un album come la formazione del fantacalcio, quindi Giampa K per me è come magari l'attaccante dell'Atalanta o Loggia è il centrocampista del Vicenza, e quindi cerco di farle sposare al meglio. Poche però secondo me di impatto e di pezzi che mi piace risentire. L'altra cosa che mi stupisce è questa sorta di gamification del rap, no? Di fare un disco, di fare le cose. Scrivo 100 pezzi e divido in 10 progetti. Tutto sembra sempre molto schematico, ma dall'altra parte è un gioco. Esatto, bro, esatto. E quella cosa è forse quello che l'industria della musica non capisce. Che con la musica ci si deve innanzitutto divertire, giocare, provare delle soluzioni che non sono mai provate, sbagliare mille volte. Bravi, bro. L'insuccesso non è detto che sia un fallimento, è semplicemente una cosa che non è stata compresa. Bro, proprio sarebbe prendere queste tue parole e farci proprio una lastra di pietra. Perché la cosa più importante per un musicista è divertirsi e possibilmente riuscire a portare a casa il pane. In questa scena odierna è difficile fare entrambe. Siamo tutti nel mezzo a lottare, a sgomitare. Poi la cosa bella della scena underground è che noi abbiamo capito la forza dell'unione, collaborare con i ragazzi di Saronno, di Bergamo, sono venuto qua a Milano e la scena underground mi ha accolto a braccia aperte, quando invece la mentalità della trap è siamo noi sette contro tutto il mondo, e questo ha creato un intasamento fortissimo, bro. Io poi vengo dall'atletica, ho sempre avuto e approcciato la musica non con fare gangsta, ma con fare sportivo e competitivo. Quindi tutto si basa sulla performance. Quindi la mia strofa è come i 100 metri che corro dopo che partono lo stop. Io so esattamente i movimenti che devo fare, così come quando scrivo la mia strofa. Di conseguenza, bro, per me è naturale avere giorni in cui me ne escono 5, 6, 7. Hai tutta sta cozzaglia di roba e l'essere schematico ti aiuta finalmente a mettere tutti i pezzi con un senso, incastrarli. Tanto sono finiti 100, no? Sì, adesso se ne vanno altri. Esatto, è il momento di ripensare a qualcosa di nuovo. Esatto, bro. Che è la cosa più interessante. Esatto. Il passato è bello, ma pensare al futuro è ancora meglio. L'ho imparato da Vacca, bro, perché uno dei consigli più grandi che mi ha dato è stato: continua con i progetti, falli con cura, ma non affezionartici in maniera malata. Quante volte, specialmente della generazione post-major 2016, no, quelli della generazione tra il 90 e il 95 che hanno avuto l'assaggio di major, escono, periodo di depressione, un anno, due anni, non succede nulla, poi tornano con l'album come se quell'album dovesse cambiare le cose. Quell'album non cambierà le cose, serve proprio, come dicevamo prima, un piano di gioco. Quindi, io mentre ero in major, avendo tantissime restrizioni, bro, mi sentivo quasi un rapper da Instagram, perché potevo pubblicare solo lì senza che mi dicessero nulla. E io ho detto, è questo che voglio essere. Quindi ho preparato già negli ultimi periodi in etichetta tutto quello che c'era da preparare di musica, e una volta uscito sono andato avanti. Per il prossimo anno, quindi per il 2024, oltre Blue Tuesday, ci sarà l'album con Vacca, che saluto e ringrazio, bro. Bro, lui mi sta veramente dando una luce incredibile, perché fino adesso, staccato dalla major, sono andato molto a corna di toro, quindi dritto per la mia strada. E lui invece mi sta dando i consigli per riuscire a seminare di quello che raccolgo. Cosa che a un giovane artista serve assolutamente. Ci sarà l'album con lui, un album con il suo producer Giccio, un album che ho già finito con Cesarino alle produzioni, punto di buttarne fuori 7 se riesco quest'anno. Ok, bro. Sono tanti, sono tanti. Sette. Poi una delle bellezze invece del periodo contemporaneo è che siete diventati bravi come generazione in 10 pezzi a descrivere un mood. Sì. Per cui anche con l'ottica della pubblicazione digitale, che 10 pezzi bastano per fare un album e non è più un EP, va bene, nel tuo ce ne sono 9 che funzionano, sarebbero stati 10 se esatto. Fosse stato anche Vacca.
Però è quello lo standard, non c'è bisogno di 20 pezzi articolati per fare qualcosa. Sono d'accordo, bro, perché anch'io fino a poco tempo fa ero uno della scuola di mettere molti pezzi. Questa cosa l'ho capita grazie, mi sa, proprio grazie alla vostra intervista con Gioielli. Ok. E c'era, o comunque, o nell'intervista vostra, o comunque nelle storie sue, lui lamentava il fatto che i Griselda, che sono un gruppo a cui tutti ci ispiriamo, prima erano fighi perché facevano i dischi di mezz'ora e adesso con 50 minuti ci si perde. Infatti si sente West Side Gun molto spesso a deliri sperimentali che non tutti capiamo. E lì ho capito anche che innanzitutto il rap underground che facciamo, bro, secondo me non è mai veramente andato, no? Perché noi siamo arrivati al periodo in cui c'eravate voi della CBD che spingevate tantissimo, però la major è arrivata con i Fibra, quindi i ritornelli, certo, il Mondo Marcio, quindi la, certo, storia. Poi c'è sempre stato l'escamotage dei ritornelli e quella cosa, poi la trap, quindi noi effettivamente le barre non sono mai effettivamente andate nei primi posti alti della classifica. Questa è una cosa che deve illuminarci molto e far capire come riuscire a giocare le prossime mosse. Assolutamente. E un'altra volta torna al tema del gioco, no? E hai citato gli albori della pubblicazione di dischi pop in Italia, esatto, la nostra generazione, era un gioco. Lo è sempre stato, siamo sempre divertiti a tuono a fare le cose, che fosse un mixtape, un album, non importava, l'importante era scrivere, beccarsi, esatto, far qualcosa, trovare il produttore che aveva l'idea diversa da quella degli altri e stare insieme, sì, fare le serate, ascoltare della musica insieme. Vedo che quella cosa un po' sta tornando e lo vedo anche di come le persone stanno insieme, del fatto che vanno a vedersi suonare a vicenda, mm-hmm, c'è molta unione, se c'è bisogno di qualcosa, c'è backing, un consiglio, una cosa, ascoltare un pezzo insieme, funziona sempre, no? Esatto, bro, anche perché, come dicevamo poco fa, è proprio cambiata la mentalità che si usa. Innanzitutto, fino a poco tempo fa, lo stesso Marra diceva che l'underground era morto, ma anche lui, se magari mette un po' l'orecchio più su internet, riesce a vedere che invece il rap italiano è vivido. E mentre prima c'era la mentalità trap, quindi sono un grosso di strada, anche se magari non sono di strada, e fotto solo con il mio circolino, noi abbiamo detto, ma perché bisogna vivercela così male? Ma perché devo ammalarmi con queste mentalità? Quando io, cazzo, ad Armani, l'ho sentito il disco di Armani, ed è stato uno di quelli che mi ha detto, cazzo, devo tornare a scrivere perché c'è uno che è sempre mentalità un po' basket. Quei 100 metri di corsa. Esatto, capito. Rolls Royce, ovvio, stessa cosa. Quando l'ho sentito, flashatissimo, gli ho scritto, così come succede ogni volta che sento qualcuno. E tutti noi, facendo così, finisce che facciamo più materiale, che alle serate c'è più gente, si creano joint album, si creano... Cioè, poi Milano ha una schiera di producer incredibili, cioè, che non in cameretta, nel senso che sono producer a cameretta, però... Qui ci sono tanti artisti che non vogliono avere a che fare con la fama, quindi sono dei mostri, ma comunque sono sconosciuti nell'ambito, che li tiri fuori un attimo e loro riescono a slegare proprio la bestia e dimostrare quanto spaccano. Quindi la differenza di mentalità, un po' più di unione dell'underground, sta calpestando finalmente la mentalità trap, ci sono io e fanculo gli altri. Certo. Ed è un'altra cosa, quella di beccarsi e far musica insieme, che ti spinge a essere più bravo dal vivo. Una delle cose della, un po' della bolla della trap è che tanti sono diventati grossi perché erano bravi su Instagram, bravi a registrare, ma messi su un palco, difficoltà a mettergli insieme uno spettacolo che avesse un senso, perché con due giradischi e un microfono essere bravi è più difficile, no? Che con uno spettacolo. Invece voi avete un po' quell'attitudine di dire no, dal vivo si va, si fanno le barre, si sanno i pezzi a tuono, si comunica, sì, quella roba lì, ci si passa il microfono. È una bella cosa da vedere di solito quando sono dal vivo, ed è uno stile che non c'è più anche come settore merceologico. Sono d'accordo. C'è un investimento. Esatto, bro, questa è figlia delle conseguenze di questi ultimi tempi. Innanzitutto io separo sempre la trap. Io quando parlo anche della trap gli racconto le mentalità, non è per, sì, dire, no, che loro sono, certo, però io li vedo proprio due generi diversi, hanno un tempo diverso, una mentalità e uno scopo diverso. Quindi io riesco a capire perché Famous Dex di Chicago, di andare sul palco tutto impasticcato, non canta, ma è più l'energia. Invece adesso, poi, specie col fatto che ci sono gli streaming, c'è il merch, live è uno dei tuoi pochi introiti, esatto, non te lo puoi fottere. Poi noi, bro, come ti dicevo prima, è difficile spingere il boom bap, perché non è una musica che arriva a tutti. Deve piacerti, devi cogliere l'incastro.
devi stare attento al testo e devi cogliere la raffinatezza del beat. Quindi in live non, cioè, non hai il basso trap che ti aiuta, no. Non hai l'808 o l'autotune che ti possono aiutare, devi essere impeccabile. E lì c'è la grande... E io, bro, non sono più un cane live, venitemi a vedere. Ero un cane live anche perché prima fumavo molto, quindi io proprio non avevo fiato, bro, non avevo mai fiato. Una volta che ho capito l'importanza del live, invece adesso una settimana prima, poi Salmo recentemente aveva fatto il suo mega post, non fumare, non bere, più puliti siete, meglio è, perché è il lavoro. Sì, poi realmente la resa della performance, no? Vieni dal mondo dello sport, è esattamente quella. Esatto. Deve essere, in quel momento lì deve essere sì un momento di divertimento, ma per tutti, quindi tu devi essere super performante. Esatto, bro. Io lì cerco di riprendere, anche se lo vedo come un mondo ormai distante da me, l'energia delle battle. Perché, ad esempio, quando io sono dovuto andare contro Debit, una delle mie robe più storiche, all'inizio mi stavo cagando sotto, poi ho detto, ok, sempre l'approccio del gioco, certo. Scheda tecnica del giocatore Feddini, scheda tecnica del giocatore Debit, io me lo mangio. E poi ovviamente lì è andata come è andata ed è stata bellissima, perché vedi proprio due giocatori con stili completamente diversi che devono riuscire a fare gol nella porta dell'avversario. Io ho preso il gol, però è stata una battle così bella che non ha importanza neanche chi ha vinto, bella per Debit. E però è stato proprio lo spettacolo creato. Beh, il fatto di avere un'evoluzione stilistica, di avere uno spettacolo scarno ma molto interessante, è bello sentirne parlare ancora oggi, no? Che sembrava quasi un... che il mondo si fosse completamente allontanato da quella cosa lì, che fosse tutto pizzi e merletti. Esatto, bro. Io sono molto grato al freestyle e sono contentissimo della situazione che si è creata, ad esempio, al Muretto. Sono contentissimo della situazione che ha creato DJMS con la FEA, quindi come in America, un'agenzia di freestyler che girano l'Italia, pagati, mostrando la loro arte. Io l'unico consiglio che voglio dare ai giovani freestyler, perché è una cosa che vedo ogni tanto al Muretto, è come si fa nelle canzoni di portare molta più realtà. Perché il freestyle molto spesso, quando non viene messo in contesto e quando non viene magari uno della scuola tua che li ha viste di cotte e di crude, si perde a volte la nobiltà dell'arte, perché diventa una gara di barzellettieri dove un ragazzino alto così viene da me a insultarmi mia madre, io potevo gli bam così. E in realtà, se tu anche nel freestyle, certo che ci sta la rima sulla mamma, certo che ci sta, deve esserci il rispetto, però quando non è semplice barzelletta ma c'è anche un qualcosa in più, secondo me vinci. Infatti anche Dreamer e i grandi usano più l'intelligenza che gli insulti. Come sempre. Dopo un po' il turpiloquio annoia. Invece la creatività e l'intelligenza non dovrebbero stufare mai. Parlavamo prima di Groove, proprio in una vostra intervista, sì. Disse Frankie High Energy, una scoreggia al Papa, sul microfono del Papa, fa scalpore, 2-3 e poi diventi pesante. Assolutamente. Oh, ti ringrazio per le parole volute, per il recap degli ultimi anni. Bellissimo. Ci vediamo in giro allora. Grazie, Rido. Alla prossima. Bella.